l'esempio classico è quello che si chiama flexible manufacturing, quindi avendo nozione di una fabbrica esistente, cosa possono fare i macchinari, quanti operai ho a disposizione, qual è il consumo di risorse, la pianificazione automatica è in grado di decidere o di suggerire automaticamente, per esempio al capoturno, a chi deve prendere le decisioni all'interno della fabbrica, come operare la fabbrica al meglio, per esempio per minimizzare il consumo di risorse, ad esempio la corrente ha diversi costi durante il giorno, oppure per massimizzare la produttività, quindi massimizzare il numero di parti prodotte per unità di tempo. Il nostro progetto si inserisce in un'iniziativa più ampia e strategica a livello europeo, quella della piattaforma europea per l'intelligenza artificiale. È già partito un progetto di 20 milioni di euro in cui FBK è già presente e adesso noi abbiamo un ulteriore progetto per rendere questa piattaforma sempre più forte. È un campo dove l'Europa non ha nulla da temere rispetto alle grandi potenze come gli Stati Uniti o come la Cina.